Ciao, io sono Pasquale e bentornato sul mio canale. Oggi ti volevo dire quali investimenti puoi fare con soli 100 euro e se veramente è conveniente oppure se si tratta di una semplice utopia. Perché in rete di video che ti dicono che puoi investire con somme piccolissime ce ne sono parecchi, 500, 200, 150, troverò qualcuno che dirà con 10 euro. Ognuno ha la sua idea ed oggi ti dico la mia, dandoti 5 miei pensieri, 5 modi per investire, anzi per iniziare ad investire con soli 100 euro. Sia ben chiaro che questo non è un invito ad investire perché io non ho assolutamente le competenze per farlo, non sono assolutamente un consulente finanziario, ma volevo darti solo, diciamo, 5 spunti, ecco, di riflessione che tu poi potrai andare a valutare per conto tuo facendo i tuoi opportuni studi in proposito. Essendo la cifra bassa, non immaginare di andarti a fare dei guadagni eccezionali milionari. Se cerchi persone che ti promettono che puoi diventare milionario con 100 euro, sei sul canale YouTube sbagliato. E anche tu, se mi permetti di dirlo, sei sulla strada errata. Devi stare con i tuoi piedini ben attaccati a terra, altrimenti rischi di andarti a bruciare e di bruciarti quei pochi risparmi che magari con tanta fatica hai messo da parte. Bene, partiamo velocemente. Numero 1, investire in Go & Grow di Bondora. Bondora, come ben sai, è una piattaforma di peer-to-peer lending. Go & Grow è la loro tipologia di investimento, che invece di definirsi come tale, come peer-to-peer lending, si potrebbe definire quasi un fondo di prestiti di peer-to-peer lending, per cui tu non vai a scegliere direttamente i prestiti in cui vai ad investire, ma Bondora investe delle micro quote del tuo capitale in una serie di prestiti, diciamo li sventaglia, che sono presenti nella loro piattaforma e che teoricamente dovrebbero essere sia quelli a minore rischio, ma anche essendo così micro creati, dovrebbero anche ridurre il rischio correlato. Questo tipo di investimento ti dà la possibilità di guadagnare il 6,75% annuo di interessi passivi. Vuol dire che se investi 100 euro a gennaio, a fine anno ti dovresti andare a trovare con un capitale di circa 106,75 euro. Bondora reinveste gli interessi per andare ad aumentare l'interesse composto. Ovviamente, come dicevo prima, non puoi immaginare di diventare ricco, ma ovviamente meglio avere 7 euro in più nella tascoccia che 7 euro in meno magari spese per altre cavolate. Due svantaggi sono che se vuoi prelevare i tuoi soldi, pur essendo disponibili in ogni momento da subito in maniera istantanea, dovrai pagare 1 euro di commissione per ogni prelievo che andrai ad effettuare ed inoltre, cosa più importante, il peer-to-peer lending rispetto ad altre tipologie di investimento è molto più rischioso della media. Comunque, se vuoi andarti a iscrivere su Bondora, trovi il mio link affiliato qui sotto nella descrizione del video. Il secondo modo per investire i tuoi fantomatici 100 euro è quello di comprare quote di un ETF. Gli ETF sono dei fondi a gestione passiva che sono praticamente dei panieri ampi, oggi non mi escono le parole, dei panieri ampi che seguono un indice di riferimento, quali possono essere ad esempio lo Standard & Poor's 500 o l'MSCI World, per esempio. Sul giro ci sono moltissimi ETF a commissione zero. Ad esempio, ci sono molti ETF sia sul World che sull'S&P 500 che hanno quote che vanno a partire dai 20, dai 30 o 50 euro. Ovviamente lo svantaggio principale è che gli indici, così come tutto il mercato azionario, possono avere delle oscillazioni di al in alto e in basso di un certo rilievo, per cui non è detto che tu possa andare a guadagnare, ma potresti anche andare a perdere parte o tutto del tuo capitale. Per cui è una scelta che devi ponderare per bene. Se vuoi usare DEGIRO, puoi tranquillamente usare il link affiliato qui sotto in descrizione, con cui avrai appunto delle commissioni gratuite, anche se vuoi scegliere degli ETF a pagamento. Per cui, per favore, informati e deciditi se vuoi usare questa tipologia di investimento. Un terzo modo per investire quei soldi è di usarli per la tua formazione personale. Ora, 100 euro non sono tantissimi per la formazione, e questa formazione può anche essere non solo relegata al campo degli investimenti o della finanza, ma puoi formarti ad esempio in una lingua straniera o in nuove skills per aumentare la tua professionalità, magari nel lavoro che fai. Sono cose che poi vanno a ripagarti nel lungo tempo. Io l'ho provato di persona quando, qui in Irlanda dove vivo, ho fatto il mio corso di Nutrition and Lifestyle Coaching che mi permette di poter fare consulenze alimentari, di redigere piani alimentari alle persone sia con patologie particolari che semplicemente per la perdita di peso. Se hai una passione, se tu personalmente hai una passione e pensi che questa possa portarti ad aumentare le tue entrate, siano esse attive o passive, investi naturalmente nella tua formazione che la testa non la sbatti mai al muro senza farti del male.
prima di, anzi ti fai male comunque, vabbè. Comunque, prima di continuare ti ricordo che ho un account Patreon nel quale pubblico contenuti riservati solo per gli iscritti. Puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni. Puoi cominciare a supportarmi a partire con soli 4 euro al mese. Così, pure non facendo parte del movimento FIRE, mi aiuti ad avvicinarmi alla mia indipendenza finanziaria. Un quarto metodo, molto legato diciamo al terzo, è quello di comprare tantissimi libri, per cui di leggere tantissimo. Io ho trovato nella lettura un forte alleato per aprire ancora di più la mia mente a dei processi che regolano l'economia, la finanza o gli investimenti, ed ho capito che non capisco niente, praticamente niente, che ho tantissimo da imparare e che la mia conoscenza sull'argomento, anzi sugli argomenti, è al momento un semplice granello di sabbia buttato nell'oceano. Però il discorso è che granello dopo granello, libro dopo libro, pagina dopo pagina, ho cominciato a carpire, mi piace questo concetto, carpire tanti concetti e soprattutto anche tantissimi punti di vista di diversi vari investitori famosi. Ti consiglio di evitare quei libri che ti propongono soluzioni smart, veloci, con tecniche precise su come fare soldi velocemente. Solitamente questa gente poi ti vuole andare a portare a comprare il loro corso di trading o di investimento o fare più soldi magari più velocemente, ti promettono cose assurde. Senza puntare il dito contro qualcuno, parlo in maniera generica. Ultimo punto, quinto punto, è quello che reputerai tu il più inutile, ma io reputo il più importante, è che tu questi 100 euro non li devi investire per forza. Non sei andato dal medico e te l'ha prescritto il medico che per forza devi investire adesso con quei 100 euro. Tutto e subito? No. I soldi sono tuoi e te li sei sudati. Non farti prendere dall'ansia da prestazione, perché vedi gente che su internet parla, riparla di investimento, di risparmio, e mi ci metto anch'io in mezzo a queste persone. O perché magari ti senti dire da qualcuno, sai, ho fatto il 10% questo mese, ho fatto il 20% questo trimestre, o che la loro vita è cambiata da quando hanno cominciato a investire. Guarda che nel dubbio delle tue conoscenze, meglio tenere quei 100 euro un mesetto, due mesetti in più nella tasca, che perdono magari un pochino di valore per colpa dell'inflazione, che piuttosto che andare a prendere quei 100 euro, metterle in qualche posto che tu non sai cosa sia, in qualche investimento che non sai cosa sia, e vederli sparire in toto perché sbagliavi e non capivi in partenza quello in cui stavi investendo. Io in questo modo ci ho sprecato più di 300 euro così, solo perché volevo iniziare subito. E non fare anche tu lo stesso errore che ho fatto io. Fai le tue opportune ricerche e cerca di capire dove sei con la conoscenza degli strumenti finanziari, in quale punto ti trovi, in quale tipologia di investimento ti trovi più a tuo agio. Io spero di averti dato il più mio onesto e imparziale giudizio possibile, soprattutto da un vecchio 42enne, e di averti dato magari un giudizio da non rompiballe se sei un giovane, o da coetaneo se sei invece giovane come me. Insomma, sono giovane, ci siamo capiti, punto e basta. Qui sotto puoi sempre lasciarmi dei commenti e farmi sapere la tua idea in proposito a questi 5 punti e se tu magari ne hai preso in considerazione altri. Se il video ti è piaciuto, per favore, come sempre, ti chiedo di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!